Giornata di festa oggi qui al Parco Dante Meaglia con l'esposizione cinofila. Sì, siamo riusciti a farla, era in programma per San Michele, per la Domenica di San Michele, siamo riusciti a farla grazie al tempo che è stato clemente, c'è una bella giornata e una bella festa che è organizzata in collaborazione con la Quercia Bianca, che sono gli allevatori di Bosco Nero. C'è un buon afflusso di gente, ci sono oltre 100 cani iscritti e la Proloco darà da mangiare a tante persone oggi. Una bella prima uscita di nuovo in presenza dopo tanto tempo che non siamo riusciti ad essere presente tra la gente, direi che siamo soddisfatti di questa cosa, ecco. Darà da mangiare limitativo perché c'è una bella grigliata di carne. Sì, c'è una, nel senso che stiamo lavorando, stiamo preparando salamelle, salsicce e quant'altro, una bella pasta asciutta, dei bei panini accompagnati da una buona birra che non guasta mai, sia per gli espositori che hanno portato i cani che per chi ha voglia di venire a passare un buon pranzo nel parco finalmente. Diciamo che possiamo usufruirne finalmente, che sia di buon auspicio anche per altri appuntamenti in futuro. Prima uscita, perché c'è già comunque un altro appuntamento in programma? Sì, ritorna il mercatino dei Bautagambe nella seconda domenica di novembre, cioè il 14, in cui ci sarà anche la sagra d'autunno, cioè finalmente riusciremo a rifare le castagne, le frittelle di mele che sono la nostra specialità e il polente spezzatino. Ripeto, ci sarà di nuovo il mercatino dei Bautagambe, cioè l'antiquariato minore, la roba usata e gli hobbisti, e assieme a quello ci sarà anche il mercato della Piazza del Buro, che è un po', sono un po' i produttori a chilometro zero. Ci teniamo tanto a rifarlo perché anche quello purtroppo da oltre un anno non si riesce più a fare e siamo riusciti a ricollocarlo nella seconda domenica di novembre, che è la sua sede abituale.